È più libera la stampa israeliana che qui, ma che si permette di fare eccidi di disgraziati nel silenzio e nell'impunità generale. Vi dovreste vergognare. Non capisco perché non abbiate il fegato di condannare questi eccidi come io ovviamente ho condannato. Sto parlando. Ho condannato immediatamente l'attentato terroristico di Hamas. Per quale motivo non avete speso in 17 anni una parola contro un'occupazione militare, contro un carcere a cielo aperto che è un lager, che subisce una popolazione che è la più dimenticata del pianeta, gli ultimi tra gli ultimi, dannati per la terra per dirla Fanon, persone dimenticate alle quali ovviamente anche il disinteresse delle istituzioni europee, un tempo i ministri in Italia erano Aldo Moro durante la guerra del Yom Kippur, e Giulio Andreotti durante la prima intifada, e Berlinguer era amico e telefonava ad Arafat durante la strage di Sabra e Shatila, e Arafat in un momento in cui l'OLP era un'organizzazione terroristica considerata tale veniva a visitare a Bottega Oscura il cadavere di Berlinguer. Questa era l'Italia e oggi c'è un appiattimento intollerabile.